quanta fatica per loro, ma quanta recriminazione da parte nostra. Credo che comunque, sì, è vero, venivamo da due sconfitte sonanti contro due dirette concorrenti del Benevento, che comunque al di là del risultato certamente non erano state in grado di metterci sotto, come suol dirsi, da un punto di vista tecnico-tattico, così come non credo non ci sia riuscito il Benevento, che comunque ha cozzato per in lungo e largo contro la nostra. Non abbiamo fatto difesa a oltranza, è chiaro, abbiamo cercato di rispondere colpo su colpo, abbiamo creato le nostre buone occasioni dando anche dei grattacapi a Baiocco, e purtroppo noi abbiamo un problema, che al primo errore subiamo gol, e questo è un fattore negativo che ci stiamo portando dalla prima gara amichevole, e purtroppo è una costante di domenica in domenica, e anche qui oggi al primo errore abbiamo subito gol, buon per il Benevento, male per noi, e poi c'è da recriminare su quel gol annullato ai Vago per un fuorigioco chiamato, che secondo me, secondo i nuovi regolamenti, il fuorigioco non esisteva, però l'arbitro ha dato retta al suo collaboratore di linea ed è stato indotto in errore. Capitano sempre a noi. Noi dobbiamo sapere, e ce lo diciamo costantemente, che purtroppo la nostra è una squadra che è destinata a stare attiva a 360 gradi per tutti i 90-95 minuti, perché un mezzo errore viene trasformato in una sconfitta che non, a volte anche non meritiamo, perché i ragazzi stanno lavorando in maniera egregia, stiamo facendo un grandissimo lavoro e mi piacerebbe che fossero gratificati da un risultato che tarda a venire, ma con questa compattezza, questa voglia di lottare su ogni palla, sono convinto che da qui a poco arriveranno anche i risultati.